Un'opera dedicata ad un fisico aprirà la stagione notte 2017-2018 del Teatro Sociale di Como intitolata L'Infinita Equazione. Ettore Majorana, cronaca di Infinite Scomparse, andrà in scena con un debutto mondiale il 28 e il 30 settembre. Un progetto ambizioso e innovativo interamente creato dalla stesura del libretto alla composizione musicale e alla regia da professionisti under 35 grazie al concorso internazionale Opera Oggi. Alle soglie degli 80 anni dalla sua prematura e misteriosa scomparsa, il grande fisico siciliano diventa il soggetto di una nuova opera contemporanea che porterà il pubblico a rivivere le infinite possibilità della scomparsa di Majorana, caso tuttora vivo e apertissimo è scomparso misteriosamente nel 1938 le ultime notizie che si hanno di lui è che saliva a bordo di un traghetto di un postale Palermo-Napoli e da lì non, non si hanno più notizie le ipotesi sono state molte dal suicidio alla fuga a, al ritiro da parte sua per evitare di essere requisito dai nazisti che stavano facendo degli studi sulla bomba atomica la prossima stagione punta sul rapporto tra scienza e tecnica. Teatro, riflessioni su una mai risolta disputa tra etica e scienza saranno portate sul palcoscenico da Umberto Orsini in Copenaghen, mentre Marco Paolini si interroga sulla presenza ingombrante della tecnologia nella vita dell'uomo al giorno d'oggi in Le avventure di numero primo. L'attualità è grande protagonista negli spettacoli che hanno al centro le donne, sempre più spesso vittime di violenza. La Carmen di Bizet è quanto mai attuale, una donna forte che cade vittima della folle gelosia del suo amato. L'opera verrà messa in scena in diversi allestimenti. Liliana Cavani, regista cinematografica. Che debutta nella prosa con la madre coraggio Filumina Marturano di Edoardo De Filippo, Francesca Reggiani arriva in città con tutto quello che le donne non dicono. Per noi il teatro non deve essere solo una rappresentazione di ciò che succedeva 200 anni fa o 100 anni fa, ma deve essere una chiave attraverso cui affrontare la realtà. Spazio anche alle migrazioni con Da questa parte del mare e con me in paradiso, alla criminalità tra giovani raccontata da Roberto Saviano in La paranza dei bambini e alla criminalità organizzata in Il cielo è cosa nostra e poi ancora il tema delle unioni civili con Geppetto Geppetto. Si occuperanno di storie non sempre vincenti, di forza ma anche di coraggio alle France in Nel nostro piccolo Gaber Giannacci Milano. Tanta attualità ma non mancherà la tradizione con Giachino Rossini a quasi 150 anni dalla sua scomparsa, con diversi momenti tra cui uno vedrà protagonista il tenore comasco Marco Berti. La stagione concertistica si inaugura il 27 novembre con Mahler 9 interpretata dall'Orchestra Verde di Milano e poi spazio al balletto, al gospel, a novembre a Como arriverà anche Cristiano De André in De André canta De André. Tra le novità della stagione spicca infine il Capodanno a teatro con lo spettacolo Don Chisciotte a cui seguiranno veglione e cena in sala bianca.